La pioggia non ci voleva proprio, la cavalcata storica giunta alla sesta edizione d'entrata di diritto tra gli appuntamenti dell'Epifania ha avuto per nemico l'acqua. Così gli organizzatori, anziché dalla dogana, sono stati costretti a scenare il corteo soltanto attorno al Monte di Pietà, dove per tre giorni consecutivi proseguiranno le manifestazioni. L'iniziativa è stata promossa dall'Associazione Storico-Culturale Compagnia d'Armi Rinascimentale della Stella e ha ricordato la festa dell'antico illustre ordine militare. Prestigioso sodalizio fondato a Messina nel 1595 e sciolto nel 1678 dopo la rivolta antispagnola. I curiosi, informati del cambio di marcia al programma, hanno seguito ieri con attenzione il passaggio dei cavalieri, ma potevano essere molti di più se non ci fosse stato il temporale. È stata invece festa per tutto il giorno e al coperto a bordo della nave traghetto Telepass. In collaborazione con Gardaland, i bambini hanno assistito allo show che ha allietato anche gli adulti durante il traghettamento con la Calabria. Si è chiusa così con successo la manifestazione Onde Sonore Natale d'Oro con Caronte in Tourist, che dallo scorso mese ha visto alternarsi sul palco concerti e spettacoli di ballo. Gli incassi delle serate sono stati devoluti all'associazione Save the Children. Onde Sonore, tra l'altro, ha abbracciato l'iniziativa Posto Occupato, un gesto concreto dedicato a tutte le donne vittime di violenza.